Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi nuovo video, ho diverse cosine da farvi vedere. Come sapete sono stata, tornando dalle Maldive, abbiamo fatto scalo a Dubai e siccome lì c'è Chanel nell'aeroporto io non potevo ovviamente non farci un salto e ho preso una cosina che mi porterò dietro adesso lunedì che torniamo alle Maldive, quindi potete già immaginare che si tratta di qualcosa adatto al mare, spiaggia eccetera. E poi ho fatto shopping anche da Dior, mi sono arrivate altre cosine dalle aziende tra cui Dior, ho altre cosine della Lush da farvi vedere, Make Up For Ever, insomma meglio iniziare. Mi è arrivata questa busta tutta perlata da Givenchy e all'interno c'è questo invito tutto rosa, molto carino, e si apre così. E all'interno c'è questo, se mi seguite su stories su Instagram già l'avete visto perché appena ricevuto ve l'ho postato subito, e c'è scritto hashtag my irresistible, ok, stavo leggendo alla francese, non che io ne sia capace, sia chiaro, my irresistible crush. E qui dietro c'è scritto Givenchy is pleased to invite you to celebrate the launch of the new women's fragrance Live Irresistible Blossom Crush. E poi c'è l'indirizzo, Boulevard de Rochechouart, non so parlare, Parigi. E quindi ora sapete che il 6 di febbraio sarò a Parigi per questo fantastico evento Givenchy. Non vedo l'ora, a parte che amo Parigi, voi lo sapete, Parigi è la mia città preferita al mondo, non so perché credo, Parigi è la mia città preferita al mondo e sono super emozionata di tornarci. E poi mi piace molto viaggiare, quindi sono contenta perché non appena ritornerò dalle Maldive sarò a casa per praticamente 24 ore e poi ripartirò per Parigi con Givenchy. Quindi volevo assolutamente iniziare questo video con questo invito bellissimo perché sono stata molto molto felice quando l'ho ricevuto. Poi proseguiamo e direi di proseguire, questo è il gesto del proseguimento, con il pacco che mi è arrivato invece ieri da Make Up For Ever. E all'interno, e tra l'altro è stranissimo perché non mi sembrava nemmeno che fosse un prodotto Make Up For Ever perché non c'è il logo, ok, dietro c'era la scritta in realtà, ma vedendo la scatola così non avevo capito che si trattasse di Make Up For Ever. Tra l'altro mi piace molto il packaging, e all'interno, se mi ricordo come si apre, ok, di qua, credo, no, ok, forse ce la farò, ok, credo si apra così, aiuto, oddio, so che cosa sta succedendo oggi, beh, domani partiamo per le Maldive, quindi capitemi se sono un pochino fusa perché non vedo l'ora. E tarala, questo è l'interno del pacco, come potete vedere c'è un pennello occhi, poi c'è il primer, base and eye and lip primer 24 hours, quindi è una base per gli occhi e per le labbra. E poi qui c'è la starlit, cioè aia, cioè ma che... io mi uccido veramente, cioè prima di finire questo video non so se sarò ancora viva. E qui c'è ovviamente la starlit palette. Devo dire che mi piace moltissimo il packaging e il fatto che ci sia questo effetto holographico. E questi sono, wow, allora io li sto vedendo per la prima volta con voi. Beh, devo dire che è molto innovativa come, scusate se vi sto sparafrecciando, è molto innovativa come palette secondo me, perché ci sono sì tutti i colori che sono, ce n'è uno shimmer e poi uno shimmer velvet, ma poi c'è il doppione opaco praticamente qua sotto, infatti c'è sì un nero glitterato ma poi c'è anche il nero matte, c'è il grigio glitterato e il grigio matte, c'è questo bronzo color carne e poi c'è anche lo stesso color carne matte e così avanti. Molto carina questa idea perché secondo me le palette che sono tutte glitterate è un po' difficile creare dei look, tendo sempre ad usarle per un look occhi ma ad accompagnarle magari ad altri colori sfusi che ho opachi, invece questa secondo me
è super super, perché posso ovviamente applicare un colore opaco tipo su tutta la palpebra mobile, solo per fare un esempio, e poi stendere quello glitterato solo sulla palpebra fissa, e così secondo me è molto più carino indossare gli ombretti shimmer, se non è un trucco completamente shimmer ma c'è magari una parte shimmer e una parte matte. Molto carina questa palette. Poi mi è arrivato, in realtà questo pacchetto mi è arrivato a Natale, ma nel video dei regali di Natale mi ricordo avevo talmente tanti prodotti da farvi vedere che alcuni li ho lasciati fuori, ma colgo l'occasione per farli vedere adesso, anche perché come ben sapete siamo praticamente appena tornati dalle Maldive, stiamo per ripartire ma siamo appena tornati dal viaggio di nozze che era sempre alle Maldive, e io avevo ancora tutti i regali sotto l'albero, non ero riuscita né ad utilizzare, certo avevo aperto con voi però non sono riuscita ad usare niente, e abbiamo letteralmente smantellato l'albero ieri, l'altro ieri, tipo il 25 di gennaio, quindi rendiamoci conto, è per questo che tarara, adesso vi farò vedere questo pacchetto natalizio che mi è arrivato da Lush. Anzi, bugia, in realtà una di queste bath bombs, una di queste balistiche l'ho utilizzata per il bagno. Questo sì, prima di partire ho voluto troppo utilizzarla e ho usato quella con le stelline ed era stupenda. Adesso sto cercando di aprire, questo è il pacco e mi ricorda moltissimo i Simpson, perché molto probabilmente è stato ispirato ai Simpson, con questa luna gialla così, sembra Homer. E qui ci sono invece, c'è Babbo Natale con le renne, non lo so, mi sembrano molto stile Simpson questi cartoni, che cosa ne pensate? E questa scatola è anche molto carina da tenere in bagno per inserirci tutte le cose da bagno, tutte le balistiche, tutti gli champagne da bagno eccetera, e però non è facile da aprire, è un incubo per aprire. Ok, ce l'ho fatta. Tarara! Quando menziono la Lush, mi arriva qualcosa da Lush eccetera, mi sembra di ritornare ai miei primissimi video. Se voi mi seguite da quell'epoca, vi amo profondamente. Amo comunque tutti i miei follower, ma se mi seguite dall'epoca preistorica, quando ho iniziato a fare video e parlavo un sacco di Lush, veramente vi ho nel cuore, perché mi seguite e mi siete accanto da tantissimi anni. E qui c'è il tipico profumo di Lush che mi ricorda i miei primi video, perché avevo sempre questo profumo dei prodotti Lush quando filmavo, e sapete com'è la nostra mente, quando sente un profumo familiare tende subito a ricollegare gli avvenimenti eccetera di quando si utilizzava quel profumo, di quando si sentiva quel profumo, e queste sono taratara, tutte le cosine che mi sono arrivate, appunto meno una perché l'ho già usata. Allora, prima cosa, e guardate la meraviglia di questo prodotto, c'è anche il campanellino, ma non suona. Perché non suoni? Forse un po' suona. Si suona, ok, e c'è questa, credo sia, anzi sicuramente è una balistica da bagno e si immerge nell'acqua. Mi ricordo che avevo quella rosa quando avevano fatto, che era tipo una bacchetta magica, anche questa tipo una bacchetta magica, però è arancio, da tutti questi glitterini dorati. Tutti questi prodotti Lush sono fantastici perché è sempre una sorpresa, fino a quando vai ad immergerli nell'acqua della vasca è sempre una sorpresa, non sai mai di che colore sarà l'acqua, se ci sarà qualcosina all'interno che poi esce nella vasca, è una figata. Poi e tra l'altro dovrebbe esserci una spiegazione dei prodotti. Ah, ecco, infatti c'è la spiegazione dei prodotti, ma è qua sotto, quindi quella che vi ho fatto appena vedere è The Magic of Christmas spumante che dura, la bacchetta che fa magie speziate ai chiodi di garofano e mandorle per scaldare tutte le feste, wow! Poi vediamo che cos'è questo, invece questa credo sia una barretta idratante ed è a forma di luna. Io amo il profumo dei prodotti Lush, crea dipendenza, questo è Twilight scrigno brillantinato, cospargiti di polverina di ylang ylang e doppia dose di lavanda prima di sprofondare nel sonno, wow! Quindi è una specie di balsamo rilassante. Amo, adoro, cioè, adoro. Poi, questo è troppo forte, questo mi ricorda veramente tantissimo o Homer o i Minions, non so se vi ricordo più Homer e i Simpson o i Minions della Disney. E questa è, scusatemi se leggo tutto così, Man in the Moon spumante da bagno, non serve un'astronave per portarti sulla luna, bastano queste montagne di schiuma e profumo di olibano. Cos'è un olibano? 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 E neroli, che cosa sono codeste cose, io non le conosco.
comunque è molto carina. Però ha i baffi su questo, su quest'immagine ha i baffi, il mio li ha persi, sarà una donna. Ok, poi nella spedizione le balistiche sono un po' finite ovunque, quindi questa ha un po' i residui della balistica. Si chiama Sleepy Body Lotion, Deep into a Dream Painted in Brush Strokes of Gentle Oatmeal Infusion and Lavender Flower. Ok, quindi deve essere una crema per il corpo super super idratante. Wow, è super profumata alla lavanda. Buonissima. Approfittiamo, ne metto un po' sulle mani che sono super super secche. Oh mio Dio, fantastica. Poi c'è un doccia schiuma Twilight Shower Gel, che questo è... Anche questo ha un buonissimo profumo. Mi ricordo forse un po' il profumo del non si... No, il profumo della tutta birra. Non so se esiste ancora a tutta birra. Scrivetemi, vi prego, se lo sapete. Ma adoravo quel doccia schiuma. O era uno shampoo, non lo so, ma mi ricordo un sacco il profumo del a tutta birra. E poi c'è una balistica, uno spumante da bagno che è un razzo ed è fichissimo perché ha tutte le stelline qua dietro. Quindi credo che questo, una volta lanciato nella vasca, faccia un sacco di stelline, questa è una figata. E poi ultima, credo sia ultima, credo di avervi fatto vedere tutto. Ah, ho trovato anche i baffi dell'omino di prima che si erano staccati. Purtroppo nei... i corrieri sballottolano un po' i pacchi a destra e a manca. E qui, e questa è una Twilight bomba da bagno, un bagno di lavanda e tonka magico come le stelle che si accendono al calare della notte sul mare. Io amo le descrizioni Lush. E quindi questa è una balistica, tutte le stelline, tutta profumatissima. Adoro. Ok, vorrei troppo farmi un bagno caldo adesso con questi prodotti. Super profumato, ci sta un sacco. Poi direi di arrivare alle cosine che mi sono arrivate da Dior. Come sapete, quando siamo stati via, sono tornata, ho trovato un sacco di pacchetti. Prima busta Dior. Vediamo che cosa c'è. Vi garantisco che non ho ancora aperto, quindi non ho la minima idea, stiamo spacchettando assieme. Allora, che cosa c'è? Dior Skin Forever, numero 001. Fantastico, non ci posso credere, adesso che sono abbronzata mi arriva lo 001, quando finalmente potrei usare tipo lo 002, rendiamoci conto, dopo tipo 17 giorni alle Maldive io posso utilizzare il 2, ok, però in realtà sono molto felice che mi sia arrivato l'1, ovviamente stavo scherzando perché non appena la mia abbronzatura se ne va è l'unico colore che posso usare, e questo è il Dior Skin Forever and Ever Wear, quindi promette molto bene, deve essere a lunga durata ed è anche fattore protezione 20. Amo il fatto che sia fattore protezione 20 e credo che sia appunto nuovo come fondotinta perché non lo conoscevo. Qui dentro ci sono altri due prodotti ed è questo è un 24 hour wear full coverage Dior Skin Forever Undercover, che è diverso da questo. Questo è purtroppo però lo 020 e credo di poterlo utilizzare adesso che sono un pochino più abbronzata. Cavolo, 24 hour full coverage, quindi questo ha una tenuta ancora più lunga rispetto all'altro ed è credo anche più coprente rispetto all'altro. Figata questi nuovi fondotinta di Dior, e vediamo se anche questo fattore protezione... No, sembra di no, che peccato, perché l'altro ha un fattore di protezione 20 che non è affatto male e io sono profondamente convinta che si debba utilizzare il fattore di protezione tutto l'anno, non soltanto in estate, perché comunque il sole magari ci esponiamo di meno, ma comunque i danni alla pelle li fa anche in inverno. E poi c'è il Dior Skin Forever Undercover Waterproof, credo sia sì un concealer, quindi è un wow, ed è il in realtà è il correttore che già sto utilizzando e sono molto molto contenta che mi sia arrivato. Forse questa è una tonalità un pochino più chiara rispetto a quello che ho, sì, credo sia una tonalità più chiara ed è quello che tra l'altro ho utilizzato anche oggi, però credo in un'altra tonalità un pochino più scura adesso che sono abbronzata, però amo questo correttore perché non è troppo pesante, si stende molto molto facilmente, si amalgama con il fondotinta, non si vede, però ti corregge le imperfezioni e ti illumina la zona del contorno occhi, quindi molto molto carino questo pacchetto. Dopodiché Dior mi ha mandato altri due pacchi e sono uno questo qua e l'altro
questo che è parecchio pesante e potete immaginare la mia felicità quando sono tornata a casa ed ho trovato tutte queste scatole da Dior, è stato bellissimo. E qui c'è scritto anche Dior Lip Glow New Glow Squad. Vediamo un po' che cosa c'è, non ho aperto niente, quindi non so niente. E qui c'è un, The Backstage Star Color Reviver Lip Balm, quindi sono, questi sono tutti balsami per le labbra e ce ne sono all'interno 5, qua vi faccio vedere, e sono tutti di tonalità, rosate o corallo, c'è la 008, poi c'è la 101, la 10, sono due le 008 a dire il vero, e poi c'è la 004. Ne apriamo una per vedere un po' il packaging e la colorazione. Wow, packaging stupendo come al solito Dior, è imbattibile per quanto riguarda il packaging, e all'interno c'è appunto il balsamo labbra rosato, anche un ottimo profumo ma leggero, non è troppo forte. E sono molto molto curiosa di provarli, tra l'altro stavo proprio pensando che ho bisogno di balsami labbra perché ultimamente ne ho usati talmente tanti che ho fatto fuori la scorta che avevo. Andiamo ad aprire il terzo pacco, che è il più grande e il più pesante di tutti, e vediamo che cosa c'è. Anche qui non ho... wow, ok, ok. E qui siamo veramente al top della felicità, ci sono un sacco di prodotti per la skincare e non so se caricherò già il video dei preferiti prima o dopo di questo, però se già lo avete visto il video sui preferiti sapete che la mia maschera per il viso preferita di tutti i tempi del 2017 è stata ed è proprio di Dior, quindi sono molto felice e sono prodotti che utilizzo sempre per la skincare e insomma mi aiutano, mi trovo molto bene. Questa è una crema per il viso Capture Youth ed è una crema che rallenta praticamente l'invecchiamento della pelle, così c'è scritto. E poi ci sono tutti i sieri per il viso, ma ogni siero ha un beneficio, ti dà un beneficio diverso. Ce ne sono 5 in realtà. Sì, ce ne sono 5, eccoli qua. Wow, sono innamorata di questo packaging. Ed è, allora c'è il Plump Filler, quindi un effetto plumping per il viso. Poi c'è un effetto molto interessante, questo è il Matte Maximizer, quindi un effetto ti opacizza il viso, e ovviamente per le pelli secche, per le pelli miste e grasse, non per le pelli secche. Poi c'è, wow, questo è per le pelli sensibili e credo che questo assieme a questo sarà il mio preferito perché è Redness Soother e potete capirlo anche dal colore verde che come sapete contrasta il colore rosso sulla ruota dei colori, e quindi io che ho sempre tantissimi rossori perché ho la pelle molto delicata sicuramente mi sarà molto utile questo. Poi ce ne sono ancora due e c'è il Glow Booster ed il Lift Sculptor, quindi questo ha invece ti dà un effetto più luminoso, rende la pelle più luminosa, mentre questo è invece un Lift Sculptor, quindi tende a, ti aiuta a liftare il viso e a far sparire le rughe. Wow, dico solo wow, sono super 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 contenta per tutti questi prodotti, quindi ringrazio Dior che mi vizia sempre tantissimo veramente con tutte queste cosine fantastiche. Io direi, visto che siamo in tema Dior, di vedere assieme che cosa ho ordinato da Dior. Siccome a Venezia la ragazza che lavora nella boutique di Venezia, anzi la saluto, Anna, se mi stai guardando, perché è fantastica, lei è super super simpatica, è bravissima, mi trova tutto quello che voglio praticamente, ed è riuscita a trovare due prodotti che sul sito erano sold out e quindi ho potuto ordinare appunto telefonicamente da lei, dalla boutique. Taratara, taratara, solita mia musichetta che mi viene spontanea quando sto per aprire qualcosa che mi piace un sacco. Tararara. E vediamo, questa non so che musichetta fosse, e vediamo che cosa c'è, sono super super felice di averlo finalmente. Se vi ricordate quando ho filmato il video vlog a Venezia e stavamo facendo shopping proprio nella boutique Dior a Venezia prima di Natale, avevo notato quest'anello che mi piaceva, poi alla fine ho finito per prendere una borsa, Tomas mi ha regalato un bracciale, quindi non c'entra veramente niente, però mi è rimasta questa cosa di quest'anello che non l'ho preso e mi è rimasto un sacco il pensiero e finalmente l'ho comprato. Non so in realtà come si chiami questo anello, il nome, però è bellissimo perché ha
è a forma di cuore, ha tutti questi brillantini tutto attorno al cuoricino e poi all'interno c'è un'ape disegnata. In realtà non ero sicura se prenderlo color argento o color oro, alla fine ho optato per il color oro, anche se un po' mi dispiace, vorrei prenderli entrambi. Questo è l'anello e sono molto molto felice, sono molto felice di averlo trovato, perché online c'era solo in color argento ma non in questo colore, e lei è stata bravissima, Anna, e me l'ha fatto arrivare veramente super 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 veloce. E poi arriviamo a quest'altro regalo che mi sono fatta da Dior e ci tenevo un sacco a trovarlo, online era sold out e molto difficile da trovare anche nelle boutique, ma io ce l'ho fatta e adesso sicuramente già lo avete visto, l'emozione di aprire il pacchetto, sicuramente già lo avete visto perché è molto molto conosciuto ed è apriamolo direttamente così lo vedete. Ta-dan! Oddio, l'emozione. Ta-da! Sì! Ed è il, adesso ve lo faccio vedere, ed è il bralette dell'ultima collezione ready to wear, e sulle spalline c'è scritto Christian Dior, Jean Dior. Ah, pensavo ci fosse scritto solo Christian Dior, invece c'è anche Jean Dior sul retro, ed è il bralette, praticamente è una specie di reggiseno a fascia che si può indossare sia ovviamente senza reggiseno che con il reggiseno sotto. Questo non l'ho preso per essere indossato così da solo, ma ovviamente con una maglia tipo come quella che ho oggi, monospalla, oppure con un top sopra magari un pochino più trasparente in modo che si intraveda il bralette sotto. Sono molto molto contenta di averlo trovato, ero indecisa anche qui se prenderlo nero oppure bianco, alla fine nella boutique nella mia taglia ce l'avevano soltanto bianco, avrei potuto ovviamente aspettare a ordinare quello nero, però in realtà non mi dispiace perché siccome quello nero si vede un sacco in giro, sono un pochino più contenta di avere questo, che anche questo è famosissimo ma almeno è un pochino meno visto, se ha un senso quello che sto dicendo. È bellissimo, sono super 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 felice. Proseguiamo perché c'è un'altra cosa che io non vi ho fatto vedere, anche questa mi è arrivata poco prima di Natale, è solo che il video dei regali di Natale era talmente pieno, talmente lungo, che appunto qualcosina ho skippato, e questa era una di quelle. Questa è una piastra di bellissima di Imetec e crea onde glam larghe e strette, e qui ci sono anche tutti i vari esempi di onde che si possono creare con questa piastra. Mi piace molto il fatto che sia tutta così colorata, è forse la piastra da vedersi più bella mai vista, wow, ed è anche molto particolare perché comunque il principio di come crea le onde è praticamente questo, così si continua su tutte le lunghezze, suppongo almeno, perché non l'ho mai utilizzata. Poi ho ricevuto un super mega pacco anche da Deborah Milano, anche questo mi è arrivato ieri, tipo ieri o l'altro ieri. Ah no, prima vi farò vedere alcune cosine che mi sono arrivate da Too Faced, e non ho più la scatola da farvi vedere, ma loro hanno sempre questa scatolina rosa molto carina, e all'interno c'è scritto, c'è questo biglietto, c'è scritto Never dim your light, e New year, new skin, still recovering from the holidays, e quindi ti dicono praticamente che se hai bisogno di rimettere in sesto la tua pelle dopo le feste, questi sono i prodotti giusti, e c'è il Hangover 3-in-1 Prime Set Refresh, questo è il, questo è lo spray fissante per il trucco, e poi c'è effettivamente il primer Hangover. Amo questo primer, non contiene schifezze, fa respirare la pelle ed è tipo un po' più come una crema idratante sul viso, ma è ottimo come primer, ed è appunto il primer Hangover, insomma lo conoscete perché ve ne ho parlato tantissimo, quindi sono molto molto contenta di questi due prodotti, grazie a Too Faced. E poi arriviamo invece al pacco Deborah, questo sacchetto, e all'interno ci sono, credo siano prodotti per la skincare, e questo è un siero concentrato antimacchia, poi c'è un schiarente notte, una crema antimacchia, e poi uno schiarente giorno, sempre crema antimacchia, ok, quindi c'è il siero e poi la crema giorno e notte antimacchia, carina questa linea che hanno fatto antimacchia, e poi qui all'interno ci sono
altri prodotti make up. Mi piace molto questa linea zero formula pura, perché non hanno schifezze all'interno questi prodotti, però le colorazioni sono stupende. Mi trovo veramente molto molto bene sia con le matite che con il mascara, che con le ciprie, con le terre, sono fantastiche. E questi sono in realtà due blush e poi due terre. Una un pochino, vedete che colorazioni fantastiche hanno, non sono troppo scure. Ci sono brand che fanno terre sempre troppo scure, almeno per la mia carnagione, neanche adesso che sono tipo abbronzatissima non posso usarle, e invece queste sono stupende sia da vedere che non so perché il packaging bianco mi piace così tanto, però sono anche ottime come colorazioni. Secondo me una è un pochino più fredda, una è un pochino più calda. Ci sono altre cosine all'interno e c'è quest'altro sacchettino con all'interno, allora c'è un aiuto, cioè non si molla più, ok, c'è questo pennello Secrets of Camouflage. Ah ok, è una specie di alla punta praticamente, che è una mini beauty blender. Poi qui all'interno ci sono una palette per il viso con all'interno illuminante, fard e terra. Vanno un sacco di moda adesso queste palette per il contouring, sculpting eccetera. Poi ci sono due, allora c'è una palette di correttori, ci sono ovviamente i soliti correttori correttivi, cioè quelli colorati, verde per le imperfezioni di colore rosso, viola per le occhiaie di colore marroncino, e poi ci sono tutte le varie tonalità, questa un pochino più aranciata per le occhiaie sul blu, e quindi molto molto carina questa palette. E poi ce n'è un'altra, la Lips Palette, interessante, quindi è una palette di rossetti, ed è questa palette, all'interno c'è un piccolo pennellino che non è la classica spugnetta, quindi è anche fattibile da utilizzare volendo. E poi altre cosine qui dentro, c'è un face primer viso anti rossori, ovviamente verde anche questo, e poi c'è il fondotinta stick foundation in colore però 02 dark, e se c'è scritto dark io so è poco ma sicuro che io non lo posso utilizzare. Oddio, forse adesso che sono abbronzata posso anche utilizzarlo, perché se notate sparisce parecchio sulla mia mano, però questa abbronzatura durerà ancora per poco, quindi beh, forse in estate dai posso utilizzarlo. E che ci siamo, direi che ci siamo, ragazzi e ragazze, state pronti. Allora questo è, ok, allora eccola qua, la mega borsa. Vi dico solo che non hanno potuto mettere quello che ho comprato in una scatola perché è troppo grande ed andava piegato per essere messo nella scatola rigida, e ho preferito non prenderla la scatola, perché altrimenti si sarebbe potuta un pochino rovinare questa borsa, perché una borsa si sarebbe potuta un pochino rovinare mettendola nella scatola, così invece almeno mantiene la sua forma originale. E vediamo che cosa c'è all'interno, ovviamente l'ho scelta, quindi so che cosa c'è ma non l'ho ancora aperta da quando l'ho presa, e questa secondo me non piacerà a tante di voi, ma in realtà volevo prendere, allora prima ve la faccio vedere poi vi spiego, facciamo così. Ta-ta-da, ta-ta-da. Oddio, è veramente enorme, ok? Cioè, la posso fare. Ta-da, ta-da-da, ta-da-da. Sì, lo so, mi rendo conto, è gigantesca, aiuto! Ta-da-da. Ok, oggi la musichetta è cambiata, è un po' più strana la musichetta di oggi. E ci siamo, eccola qua, eccola qua. Allora, questa è ovviamente una borsa da mare. Io ho voluto prendere questa, adesso vi spiego praticamente tutta la storia. Allora, volevo in realtà prendere l'altra, che è un modello simile a questo, ma è tinta unita ed ha soltanto un logo con la doppia C qua. Non amo particolarmente le cose con dei loghi in prima vista, nel senso che se c'è il logo va bene, però di solito non mi piace una cosa tinta unita e da solo il logo. E tra l'altro non c'era nemmeno in negozio. Questa invece, vedete, ha il logo, però è qui ed è piccolino, e poi c'è ma qua sotto sui lati della borsa, quindi e quindi quando ho detto a Tomas la borsa che
stavo cercando sostanzialmente, perché non ero sicura di volerla prendere, però volevo soltanto vederla, provarla, eccetera. Mi hanno detto: guarda, il modello che cerchi tu col logo non c'è, però c'è quest'altro modello che è praticamente la stessa borsa, solo che non ha appunto quel logo gigantesco ed ha invece tutte queste decorazioni. Ok, quindi alla fine anche Tomas mi ha detto: no, ma non prenderti quella che ha il logo grande. E alla fin fine ho provato questa, mi è piaciuta un sacco. Credo sia anche un pochino più grande rispetto all'altra, quella che in realtà avevo in mente di vedere. Ma sono super 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 contenta di aver preso questa, perché è un modello che non si vede tantissimo in giro. Quindi non... appunto, la sento un pochino più mia, perché è un modello che non hanno tantissime ragazze, ed è appunto una borsa per la spiaggia, una borsa mare, è fatta per essere utilizzata al mare. Io non ho una borsa mare carina, usavo sempre quella che ho preso tipo in un outlet di Ted Baker tipo 5 anni fa, una roba del genere, ed era anche tutta macchiata da quando l'ho presa, tra l'altro. Quindi finalmente ho una borsa mare carina, una borsa mare fashionable all'interno. Allora, invece sì, questa è tutta in tela, a parte la parte sotto che è in pelle, e sempre in pelle sono anche i manici. Sono super 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 contenta di questo acquisto, si sarà capito. Mi piace moltissimo che sia colore nude cipria rosato sui manici e sì, su entrambi i manici, con la catenella dorata. E mi piace che sia color cipria anche sotto, però sono contenta che sia... ah sì, e anche questa parte che è dorata e beige è in pelle, mentre tutto il resto della borsa è in tela. Anche l'interno, allora, qui ci sono tutti questi cosi per mantenere la forma, eccetera, ma vi faccio vedere che una volta tolti è super 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 spaziosa. Quindi avevo anche altre opzioni di borse non in pelle per il mare, eccetera, però questa era la più grande, la più comoda secondo me. Lì ci sono un sacco di tasche interne, c'è questo che credo sia per le chiavi. Non ho mai capito che cosa serve questo aggeggio che mettono nelle borse con questo piccolo moschettone, non lo so, ditemelo voi. E credo che questo sia per la bottiglietta d'acqua, c'è un'altra tasca interna e altre tasche interne anche dall'altra parte, se riuscite a vederle. E si può anche chiudere con il bottone, cosa molto molto carina. Ed eccola qua, la mia nuova Chanel. E quindi sono super 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 felice. Vi dico la verità, volevo aspettare di tornare dalle Maldive per farvi il video haul e magari per farvi vedere qualche cosina ancora in più, perché di solito credo di farvi vedere di solito nei video haul più cosine, ma qui avevo queste cosine Dior e questa cosina Chanel, non vedevo l'ora di farvi vedere. In più volevo comunque aprirla prima di andare alle Maldive, perché ovviamente mi servirà alle Maldive, e non volevo poi tornare e farvela vedere in un video haul quando già l'avevo utilizzata per una settimana. Quindi questo è tutto per oggi. Spero vi sia piaciuto questo video, io vi mando un bacio grandissimo e vi voglio bene. Quando vedrete, perché ve l'ho detto anche nell'altro video vlog, che quando vedete questo video sarò in viaggio, ma in realtà poi l'ho caricato prima di quanto pensassi di caricarlo. E invece quando vedrete questo video, perché oggi è domenica e noi domani, che è lunedì mattina, partiamo, torniamo alle Maldive, quindi voi vedrete questo video molto probabilmente domani, che è lunedì, e noi saremo in viaggio, quindi non vedo l'ora. Vi mando un abbraccio fortissimo, forte 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 mia family. Come al solito seguitemi su Instagram, perché posto sempre un sacco di foto, un sacco di stories, quindi avete aggiornamenti miei in tempo reale, vedete quello che combino. Quindi il link lo trovate qua sotto, sia nel box di informazioni che nel primo commento che metto sempre in evidenza. Quindi seguitemi su Instagram, e tra l'altro c'è anche un super mega gigantesco giveaway in cui vi regalo tantissimi tantissimi prodotti make up, potete partecipare gratis ovviamente, e quindi trovate il link qua sotto. Io vi mando, ma ci sono sempre giveaway in realtà, quando ne finisco uno ne lancio un altro, quindi c'è sempre la possibilità di vincere un sacco di premi sul mio Instagram. Quindi bacio, basta, la smetto di pubblicizzare il mio Instagram. Vi bacio, vi mando tanti 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 baci, tanti abbracci, e alla prossima. Non voglio mai salutarvi quando faccio il video, voglio sempre restare qua a chiacchierare con voi. Quindi bacio, alla prossima, ciao.